Guten Tag amici, bentornati in Lorenz in the Schweiz. Io sono Lorenzo Pardini e oggi qui con me è presente Daniele di Zurigo Italiana. Sì, dici bene. Benvenuto, grazie per l'invito. Grazie a te Lorenzo. Dunque tu sei, diciamo, non dico la cavia, però sei il primo personaggio di questa mia nuova rubrica che volevo appunto creare qua, portare avanti. Italiani Svizzera, in particolare italiani a Zurigo, perché siamo a Zurigo, come il tuo Zurigo Italiana. Dunque Daniela, tu da quanto tempo sei qua? Allora, sono 10 anni, esattamente a inizio febbraio, sono passato il primo mese a Zugo e poi abbiamo trovato una casa in affitto con molta difficoltà a Zurigo. Mia moglie lì si è impegnata parecchio, la mia allora fidanzata. E da allora sinceramente ci siamo trovati molto bene, sono venuto già con un lavoro e niente, siamo rimasti qui molto molto ben impressionati, tanto che adesso appunto la cosa si è sviluppata bene, abbiamo una famiglia, ci siamo sposati, abbiamo 2 bambini e io continuo a lavorare qui, lei lavora a tratti, a volte no, a seconda appunto della situazione con i bambini, al momento non sta lavorando, però insomma ci troviamo molto bene. Sì. Quindi diciamo tu sei venuto qua con un biglietto di sola andata o volevi fare 1 anno, 2 anni, che un po' come erano le idee iniziali? No, l'idea era sicuramente di restare, poi però restare con un punto interrogativo, nel senso quando arrivavamo con un lavoro per cui comunque l'idea era di provarci e vedere come andava, anche perché venendo da Roma la situazione non era eccezionale, la maggior parte dei soldi se ne andavano solo per l'affitto. Qui sai che un terzo è più o meno quello che puoi spendere per l'affitto, se no nemmeno ti accettano. Quindi quantomeno un po' pensavamo, vediamo un po', magari qualche anno, vediamo poi se restiamo per sempre o no, non lo sapevamo, no? Però sì. Io penso che il punto di domanda poi per uno che viene dall'estero non se ne va mai completamente, rimane come un'ombra, almeno questa è l'impressione che mi sono fatto io. Rimane come un'ombra, non sei più italiano, non sei, mia moglie è spagnola, non sei più neanche tanto spagnola, però non è che sarai mai completamente svizzero, quindi... Anche perché qua, dalle statistiche, quasi il 30% della popolazione sono stranieri, quindi non è che sono proprio pochi lì, diciamo, quelli che vengono qua per vari motivi, studio, esatto. Lavoro, altri motivi, quindi... Le aziende sono molto belle, in particolare a Zurigo, dici, no, giustamente, in generale in Svizzera, però in particolare a Zurigo, insomma, la Svizzera centrale, poi magari un'altra bestia, però insomma... Sì, adesso io non so se sarei stato capace forse di resistere altrettanto, ecco, se fossi rimasto a Zugo, però è proprio forse ci serviva venendo da una città, noi ci serviva un ambiente un po' più cittadino e Zurigo sì, forse... Ricordiamo gli amici, a Zugo ci vanno tante aziende perché la fiscalità è molto vantaggiosa, quindi per quello Red Bull e altre grandi aziende sono a Zugo, sì. Perché anche vicino a Zurigo, quindi magari con la scusa mezz'ora di treno, 40 minuti, si arriva al lavoro. Esattamente così, Zugo e Schwyz sono i cantoni forse no, più rinomati per le loro condizioni fiscali, anche se poi dall'Italia, uno che sente l'Italia magari viene da ridere che le tasse siano alte a Zurigo perché in confronto all'Italia sono sì, comunque basse, però certamente... Certamente ci sono cantoni più convenienti dal punto di vista che però non offrono quei servizi e quella qualità di vita che secondo me Zurigo offre. Poi dipende che cosa intendi per qualità di vita. È anche quello che cerca un po' una persona, è sempre un sì. po' soggettivo. Sì. Invece passo indietro, tu parlavi di lavoro, quindi tu che lavoro fai qua o che facevi in Italia che poi sei venuto a far qua? Sì, sempre ingegnere informatico, adesso poi vari ruoli, no? Però sono in un'azienda svizzera, sono cambiato un paio di aziende. Però si trova lavoro in questo campo abbastanza facilmente e in effetti, come dicevo, venendo qui tramite un'agenzia ero stato contattato addirittura per la mia conoscenza del tedesco e di quelle tecnologie, per cui arrivo qua diciamo con un vantaggio rispetto a tanti altri, però con un lavoro già in loco. Sì, perché spesso magari nei blog o quando si chiede come cercare lavoro, in questo caso magari l'ingegnere l'IT già online dall'Italia sì. si può già trovare lavoro. Si può, certamente il tedesco aiuta, anche se ci sono amici che ho da 10 anni appunto, che vivono qua da 10 anni altrettanto, che lavorano in inglese perché magari lavorano in una banca internazionale o lavorano in un altro... ambito universitario l'inglese si utilizza. Esattamente, quindi a Zurigo in particolare si può vivere con l'inglese e se sei fortunato in certi ambienti si può anche lavorare con l'inglese, certamente. Io... per altri lavori... magari in ambito sportivo, anche più ristoranti, diciamo che online è difficile da trovare più
meglio essere, fare una ricerca in loco, essere qua, andare di CV o sicuramente, porta a porta. Sicuramente essere presenti, ne parlavamo prima, accennavi tu prima, magari ecco, fare delle visite preventive, sì, anche per vedere un po'. Prima, sì. Ed è una condizione che vale in generale, anche per una persona come noi che siamo venuti qua come coppia già con un lavoro. Abbiamo visto, prima siamo venuti un weekend, ci siamo presi, non avevamo forse più tempo per prenderci, però sarebbe stato forse meglio anche di più, però prendersi almeno un weekend, una settimana in cui si viene, si vede dove vado a vivere, perché è un passo importante, abbastanza comunque. Importante, esatto. E invece devo chiedere, capitolo tedesco, tu mi dicevi che quindi già un po' avevi un'infarinatura, giusto? Sì, tedesco già avevo un certificato in realtà, avevo studiato, ho fatto l'Erasmus in Germania, quindi ero già interessato alla lingua, quindi sì, mi ha aiutato certamente. Quindi già partivi da una 2B1 praticamente? Sì, C1 addirittura, C1, anche se non l'avevo mai praticato, quindi poi sì, forse era più un B2 in realtà, però sulla carta era. Quindi già un buon livello, certo, sì, perché sì. Anche come stavamo dicendo prima, tedesco... purtroppo o per fortuna per tanti lavori è richiesto, quindi sì. Magari venire già un po' preparati col tedesco, con la lingua aiuta, soprattutto sicuramente in questi casi, per non venire un po' troppo alla rinfusa, diciamo. Sì, non posso parlare per altri ambiti troppo bene, però certamente nell'ambito del confronto al cliente, no? Dell'attenzione al cliente è importante, mentre nell'ambito della ristorazione posso immaginare che dipende dall'ambiente dove lavori, sì, possa esserci magari... Che qua per esempio ci sono tanti ristoranti italiani, esatto. Magari tra camerieri si parleranno in italiano, perché essendo un ristorante a conduzione italiana ce ne sono di buoni, ce ne sono anche diversi, soprattutto in centro, zona del centro, limitrofe, c'è un po' l'imbarazzo della scelta, dai. Sì, dai. Per noi italiani per la pizza non ci possiamo lamentare. È una buona località per trovare prodotti italiani sicuramente. Ho vissuto un anno a Dublino e non c'è confronto, qui sembra di stare davvero in una piccola Italia, si trovano nei supermercati i prodotti italiani, non perdi mai completamente il feeling, sì, anche, sì. Se... E qua anche qua Zurigo ha 400.000 abitanti, canton Zurich ne ha 1.500.000, quasi due, sì, sì. Però ci sono anche tanti italiani, perché da Zurigo fino giù a Rapperswil ce ne sono 60.000 tra italiani immigrati, seconda generazione, quindi interessante. Non sono pochi. Sì, sì, no, è così, in generale gli stranieri sono tantissimi e la comunità italiana è sicuramente una delle più ampie, forse più presente, la comunità tedesca la batte, ma insomma diciamo, ecco, a parte quella, sì. Poi magari non se lo ricorda, ma l'italiano comunque è una lingua federale, perché comunque il Ticino si parla l'italiano, poi qua tutta la Svizzera l'80% è lingua tedesca, però comunque l'italiano nei documenti federali è sempre presente. Così, no? Le quattro lingue federali, però insomma le tre fondamentali sono sempre in tutti i documenti, devono essere possibili richiederle, eccetera, anche la quarta. Però il fatto è, tra l'altro ultimamente ho appunto raggiunto i 10 anni ed ero interessato al processo di nazionalizzazione, di prendere la nazionalità svizzera. Dovrei fare un esame di lingua praticamente. L'esame di lingua forse riesco a evitarlo per quel C1 di cui ti dicevo, devo controllare ancora, ho appena iniziato, adesso ci sono tante carte da riempire, voglio vedere che non hai debiti, che non hai problemi precedenti, cioè, certamente, no? Però c'è anche un fattore di lingua. Mi chiedevano altre persone, e mi informavo, adesso forse non mi servirà più informarmi, ma c'è la possibilità forse di anche fare l'esame in italiano, però poi bisogna vedere se è possibile, perché in realtà vivendo a Zurigo non ne sono così sicuro, ho sentito anche. Se no c'è la scappatoia di andare in Ticino. Esattamente. L'esame in lingua italiana. Ma sì. Diciamo che magari per i nostri amici che stanno in Ticino è un po' più facile. È un po' più facile, è più difficile trovare lavoro però, come puoi immaginare. C'è il vantaggio della lingua, però dal punto di vista lavorativo c'è questo svantaggio. C'è una grande competizione, una grande pressione dal nord Italia, ovviamente i prezzi più, anche i salari sono più bassi, che come puoi immaginare. Quello sì. Invece dato che stiamo parlando sul mio blog Lorenz in der Schweiz, invece del tuo blog Zurigo Italiano, nato nel luglio 2019, da cosa è partorita questa idea? Ma sai, io per passione di cercare di restare in una comunità, comunque cerco di tenere diciamo un certo ritmo in cui comunico un pochino di cose fondamentali riguardo alla vita
per chi parla italiano a Zurigo. Ora non sono sempre notizie che riguardano soltanto gli italiani, però sono notizie che possono interessare sicuramente di più chi parla italiano. Poi sono comunicate in italiano alcuni concetti magari fondamentali che devono sapere per chi vuole per esempio trasferirsi in Svizzera, o magari anche ho parlato una volta del quartiere io lì con quello che mi piaceva, può essere quello che mi prende, però è più per me anche per tenere il contatto con la comunità italiana a Zurigo. Ho iniziato questa abitudine, diciamo, settimanale o bisettimanale, insomma, di sì, diciamo, pubblicare. Gli argomenti visto sono un po' vari: mercati di Natale, l'assicurazione sanitaria, il lavoro, un po' di tutto, quindi un po' spezzoni di vita quotidiana, un po' tutto, giusto? Sì, è giustamente così, sì. Poi c'è una bella comunità su Facebook, Italiani a Zurigo, che cerco anche di seguire. C'è più la voglia di partecipare un pochino più alla comunità, che è uno dei buoni propositi, sai, ogni tanto bisogna mettersi i buoni propositi, è uno dei buoni propositi che mi sono fatto. L'ultima volta che sei stato in Italia? Adesso è stato un anno fa ormai, per la nascita di una nipotina, però vorrei ritornare perché nel frattempo è nato un altro nipotino. Ah, ma sei diventato ancora zio? Zio, per la zio. Seconda volta? Per la seconda volta, sì. È così, mio fratello, però il figlio di mio fratello ancora non sono riuscito a vederlo, però ci riusciremo. Speriamo il prima possibile, dai. Sì, sicuramente, quest'estate, dai, quest'estate sicuro va. No? Speriamo che il Covid, questa emergenza passi in fretta in modo che si possa tornare alla vita di prima, e soprattutto, perlomeno parlo per me che sono qua a settembre, almeno vedrò la vera Svizzera, la vera Zurigo, sì. Pre-Covid. Ci sarà, non voglio adesso monopolizzare su questo argomento la discussione, certamente ci sarà secondo me più una condizione di adattarsi, di valutare meglio i rischi che comunque più piccoli ma rimarranno secondo me per alcuni mesi, se non forse per anni, speriamo di no. Speriamo il meno possibile, ma speriamo possibile, sì. Ci abitueremo presto a vivere questa nuova realtà. Esatto. Dai. Ora ti ringrazio per aver fatto parte di questa puntata. Grazie a te. Ma ci saranno ancora altri seguiti sicuramente per i nostri amici che ci seguono. E diamo l'appuntamento a tutti al prossimo video e alla prossima. Ciao ciao!